Bene, direi a questo punto che possiamo iniziare. Siamo al secondo momento di questa mattinata in questa sala del castello del Palacongressi di Rimini. È un momento questo davvero particolare, dedicato alla città di Napoli, luogo nei secoli di segreti e misteri, con un documentario che tratta della realtà esoterica della città, i suoi simboli, i suoi riti, che per questo nostro incontro presenta un episodio speciale, quindi fatto proprio per questa occasione e che seguiremo e che vedremo. Proprio a Napoli, voi tutti sapete che sulla tomba di Publio Virgilio Marone è presente la scritta in latino: Mantuam genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Partenope, Cecini Pasqua, Rura e Duces. E la leggenda narra che sarebbe stata dettata dallo stesso poeta proprio in punto di morte. Bucoliche, georgiche, Eneide sono ricordate in questo epitaffio e sono state scritte principalmente a Napoli. Il titolo del documentario richiama questo epitaffio e si intitola, lo vedete, Tenet nunc Partenope, Napoli esoterica. Ce lo presenta Moreno Neri, traduttore, saggista, scrittore, che negli anni si è occupato di svariati argomenti filosofici, storici ed esoterici. Qui ricordo solo che ha tradotto e curato per Mimesis i quattro volumi de La rivelazione di Ermete Trismegisto, di Andrea Jean Festuger. Questa gran loggia presenterà, durante l'incontro con gli autori di Biblioteca del Vascello, un libro sulla Tetractis Pitagorica e uno su Giorgio Gemisto Platone. Il documentario che vedremo, che ha una caratteristica di serie, seriale, è scritto e diretto da Carlo Lovetro, che è qui con noi insieme a Moreno Neri, ed è prodotto da Alberto De Venezia per Ipnotica Film. Quindi la parola va a Moreno Neri, che ci presenta Tenet nunc Partenope, Napoli esoterica. Prego. Permettetemi di ricordarvi che nei primi articoli della Costituzione del Grande Oriente d'Italia ci vengono indicati tra i doveri l'impegno alla ricerca esoterica, all'approfondimento iniziatico e alla proiezione dei valori muratori nel mondo profano, e tra i metodi la regola del simbolismo e nell'insegnamento e dell'esoterismo nell'arte reale. Ora, è indubbio che l'arte è ed è stata il miglior messaggero del sapere esoterico. Questo proprio in virtù della sua capacità di trasmettere, di mostrare i segni, rivelandole il significato o simbolo, ovviamente solo a chi ha le qualificazioni per decifrarle. Quindi l'arte è sempre stata il luogo privilegiato dell'espressione interna, cioè dell'espressione esoterica. Dico questo ovviamente in senso gregoriano, perché esoterismo ed esoterismo non sono fatti contrapposti, ma il secondo non è altro che l'esteriorizzazione e la manifestazione del primo, cioè l'esoterismo. Allora, mentre la ricerca e i rapporti tra quelle che sono convenzionalmente definite le prime sei arti sono, direi, state molto praticate, anche molto ben indagate. Io vi ricordo che le sei arti sono: la prima l'architettura, la seconda la musica, la pittura la terza, la quarta la scultura, la quinta la letteratura e la sesta la danza. All'approssimarsi del Novecento si decise di dare al cinema il nome proprio di settima arte. Ecco, vi dicevo, questa settima arte non dico che non sia stata praticata o non abbia avuto rapporti con l'esoterismo, sicuramente li ha avuti, però io vi dico che da studioso, mentre per le altre sei arti che vi elencavo c'è
una grandissima messe bibliografica su quello che riguarda il rapporto tra esoterismo e cinema. Praticamente, ve lo dico da studioso, non esiste nulla. Credo che ci sia solo una tesi di laurea del 2006 alla Sapienza, mai pubblicata, però facilmente reperibile sul web, intitolata proprio Esoterismo e Cinema. E curiosamente questa tesi ha lo stesso titolo, e vengo anche citato perché, qui mi permettete di farmi dei ricordi di gioventù, nel lontano 1999 feci una piccola rassegna attraverso la mia rispettabile loggia, che è la Giovanni Venerucci di Rimini, intitolata proprio Esoterismo e Cinema, e producemmo anche un opuscolo autoprodotto. Ora, Carlo Loveto col suo documentario in un certo qual modo ci apre la porta a un mondo esoterico, detto in maniera molto chiara, a parte la frase «Tenent nunc partenope», che ovviamente è il verso di un famoso distico che fa da epitafio sul sepolcro di Virgilio. Significa semplicemente: ora mi tiene, ora conserva le mie ossa Partenope, cioè Napoli. E il lungo promo o mega trailer, come lo posso definire, che vedremo tra poco, è in realtà la sintesi di interventi di fratelli liberi muratori appartenenti alla nostra istituzione, al GOI. Carlo Lovetro è ancora in fase di montaggio. Abbiamo veduto a Capri Hollywood la seconda puntata, che credo che sia l'unica finora stata montata. Ovviamente, parlando di Napoli esoterica, si parla di moltissime cose, non si parla ovviamente soltanto di libera muratoria, ma si parla di alchimia, pitagorismo, egizianismo, archetipi junghiani, simbolismo rosacrociano e massonico, ermetismo, medianità, insomma, come l'ha definita il nostro fratello Raffaele Salinari, e Napoli è un enorme crogiolo, è un enorme Atanor. Ecco, quello che vedremo è l'espressione dell'Atanor così come la vedono, a proposito di Napoli, i liberi muratori. Allora, citavo Hollywood, permettetemi quindi di concludere la mia presentazione con una battuta. Mentre in Italia per i massoni vanno molto in voga le liste di proscrizione, negli Stati Uniti invece, pensavo a Hollywood, vanno molto invece le liste dei famous Freemason, e molto spesso nelle liste dei famous Freemason vengono divise in categorie. Nella categoria dei film del cinema ci sono ad esempio i filmmaker, cioè i registi e i produttori, e in questa lista qui troviamo Cecil DeMille, David Griffin, Douglas Fairbanks, troviamo Daryl Zanuck, troviamo i fratelli Harry, Jack e Samuel della famosissima Warner Bros., troviamo Walt Disney, troviamo Billy Wilder. Ecco, io mi auguro che i massoni che ci seguiranno un giorno possano trovare in questa lista anche il nome di Carlo Lovetro, a cui passo immediatamente la parola. Grazie. Allora, innanzitutto è un onore essere presentato in questo modo, e oltre a ringraziare l'amico e fratello Moreno, devo subito ringraziare tre fratelli che sono, penso, presenti, che sono il produttore Alberto De Venezia e due collaboratori essenziali per questo documentario infinito, che sono Andrea De Emilio come montatore e Giorgio Catalano come co-sceneggiatore, tutti quanti appartenenti alla mia loggia Tradizione e Scienza all'Oriente di Roma. E ringrazio anche Casa Nathan per certe disponibilità che ci ha dato, oltre che il GOI. Queste sono cose doverose che sento, non sono di forma.
Detto questo, volevo dire due cose, ma prendo spunto da un inizio di Moreno, dove parlava di cinema e massoneria o cinema esoterismo. Allora, il primo pericolo dal quale mi sono ben guardato è qualsiasi traccia o sfumatura di fiction o di altro che ci potesse essere in questi documentari. Dico questi perché il progetto è di 6 episodi, ma sembra che in montaggio diventeranno 8, quindi diventerà, perché gli argomenti sono tanti. E la materia esoterica va trattata con estremo rigore e con estremo rispetto. Io non amo molto il cinema che parla di esoterismo, perché per sua natura l'esoterismo è esoterismo e non ama molto la diffusione, non ama molto l'essere divulgato. Se si trattano di argomenti, si trattano in maniera rigorosa, e purtroppo il segno c'è in questi episodi, perché sono episodi molto parlati, molto discorsivi, molto concettuali, dove tra i più importanti esoteristi italiani, devo dire, perché i nomi poi li vedrete, anzi vi pregherei cortesemente, quando finisce il filmato, di rimanere per tutti i titoli di coda, perché ci saranno nei titoli di coda tutti i protagonisti con una loro immagine, così potete vedere. La trovo molto. Li ho riuniti tutti quanti, ma ovviamente si esprimeranno in concetti esoterici, con termini esoterici, faranno delle piccole lexio magistralis ciascuno. Poi ci sono alcuni come Moreno, come Sigfrido Hobel, come Luca Valentini, come, chiedo scusa, adesso non me li ricordo tutti quanti, Massimo Marra, Salinari, che li ho sparsi su vari episodi perché i loro interventi erano particolarmente ampi. Per la verità Moreno no, Moreno sta solo in questo episodio perché ha fatto una lexio magistralis sulla furca pitagorica, che adesso vedete, l'abbiamo un pochino accorciata e ne è bastata una per far capire la qualità. Quindi poi non voglio trattenermi troppo perché dovete vedere il filmato. E qua trattiamo per questo episodio speciale solamente di massoneria e ho montato la parte più ricostruttivo storica, che parte praticamente con il fil rouge fantastico, secondo me, di Ferrara di Castiglione, che è uno degli storici più importanti, ha scritto 6 volumi a suo tempo sulla massoneria meridionale, che conduce un po' le danze, ricostruendo dalla prima loggia, che era Perfetta Unione, fino poi si parla man mano di altri aspetti, si ricorda anche la prima costituzione massonica napoletana, che fu presentata qua nel 2018 con sia Ruggero di Castiglione e venne la dottoressa Annicelli, che è la bibliotecaria, direttrice della biblioteca antoniana di Ischia, che fece questo ritrovamento importante dove c'erano rituali di primo grado, regolamenti che riguardavano la prima loggia massonica, che poi è tutto di derivazione sicuramente anglosassone, perché Napoli, che oggi sta sul focus sicuramente, io sono romano, tra l'altro non sono di Napoli, e questo voglio dire anche un'altra cosa importante, perché un romano fa una dissertazione, uno studio così attento su Napoli? E anche con quali competenze? Perché qua ci saranno sicuramente fratelli napoletani che sono cresciuti in quell'humus, cresciuti in quel tessuto, e potrebbero insegnarci molte più cose perché li hanno vissuti. Ma in realtà io, con estrema, devo dire, attenzione, modestia e anche un po' di paura, mi sono servito degli strumenti della tradizione. E devo dire una cosa, non so se l'esperimento sia riuscito, ovviamente tutti i fratelli che hanno partecipato lo hanno fatto riuscire. Lo strumento della tradizione è uno strumento universale, assoluto, al di fuori di ogni spazio, e se si muove e si usa nella maniera giusta, io ritengo che possiamo affrontare la lettura di qualsiasi situazione della contingenza. Se volessimo fare un documentario su New York esoterico, e io a New York non ci sono mai stato a fondo così, potremmo farlo, perché se abbiamo gli strumenti e li usiamo in maniera giusta, questi
superano qualsiasi spazio, qualsiasi tempo. Non voglio attardarmi oltre, vi dico solamente, l'ha detto ecco Moreno, che gli episodi riguarderanno in tutto quanta l'opera, l'alchimia, saranno anche, sarà molto interessante l'alchimia spagirica, e la medicina e l'astrologia, e vedere quanto queste siano scienze della tradizione un po' nell'insegnamento chenoniano e quanto si siano poi degenerate in scientismo e tutto quanto. E mi fermo perché sennò segniamo troppo per le lunghe, e quindi vediamo il filmato, va bene? Grazie quindi a Moreno Neri e a Carlo Lovetro, che adesso prendono posto anche loro insieme a voi per guardare appunto questo documentario Tenet Nunc Partenope, Napoli esoterica. Ve lo ricordo ancora una volta, scritto e diretto da Carlo Lovetro ed è prodotto da Alberto De Venezia per Ipnotica Film. Buona visione a tutti. La massoneria e il compagnonaggio sono le due uniche organizzazioni iniziatiche autentiche in Occidente. Tutto il resto non è che fantasia e ciarlatanismo. Le prime testimonianze di una presenza massonica a Napoli risalgono al 1728, quando Lord Coleraine, gran maestro della Gran Loggia d'Inghilterra, concesse un mandato a Francesco Xaverio Geminiani, un noto musicista di Lucca, che aveva anche operato a Napoli, il quale nell'età matura si trasferì a Londra, dove fu iniziato nel 1725 presso una delle quattro logge fondatrici della massoneria speculativa. Quindi...
minuti. Grazie, grazie a tutti per essere intervenuti, grazie soprattutto a Carlo Lovetro che ci ha presentato Tenet Nunc Partenope, Napoli Esoterica, grazie a Moreno Neri per averlo introdotto, facciamogli ancora un bel applauso, grazie. Abbiamo seguito anche tutti i protagonisti, come ci è stato detto all'inizio. Bene, a questo punto vi ricordo che tra un po' di minuti, verso le ore 13, il servizio biblioteca inizierà la presentazione dei libri. Il primo sarà I documenti delle origini dei liberi muratori di questa antichissima e venerabilissima fratellanza d'uso delle logge e ci sarà presentato da Mario Galdieri, Giancarlo Tesei e Francesco Vannucci. Io parlerei se fosse lecito parlare e tu sapresti se fosse lecito udirlo. Apuleio, grazie a tutti, buon proseguimento di questa prima giornata della Gran Loggia 2024 a tutti voi.